Ciao amiche e ciao amici, come essere liberi di scegliere? Per essere liberi di scegliere non dobbiamo avere la nostra mente annebbiata dalle emozioni, perché altrimenti non avremo la possibilità, la libertà di scegliere. Se io sono davanti al computer e penso, ma ci sarà, non ci sarà, cosa farà adesso, dove sarà, la mia mente è concentrata su statizia. Questa prende spazio interiore dentro di me, mi blocca completamente, io non riesco a fare nulla, non riesco a pensare ad altro, quindi non ho la libertà di scegliere. Se invece io la conquisto, oppure chiudo, oppure definisco come sono le cose, a quel punto lì avrò la libertà di scegliere. Se io la conquisto, ad esempio, sono davanti al computer, anziché pensare a lei, magari me ne vado su Badoo o da qualche altra parte a cercarmene un'altra, per dire. Però perlomeno posso scegliere, ho la libertà di scegliere, oppure faccio qualcos'altro, ma comunque ho la mente libera. Fondamentalmente per scegliere dobbiamo avere la mente libera e per avere la mente libera dobbiamo aver imparato a gestire la nostra emotività, altrimenti se l'emotività piglia sopravvento non c'è niente da fare. E per riuscire ad avere la mente libera dobbiamo o conquistare ciò che ci interessa e nel momento in cui lo conquistiamo già lo destabilizziamo. Oppure trovare una soluzione inversa, quindi dirottare su altro, ma non restare offuscati, perché nel momento in cui restiamo offuscati non abbiamo più nessuna possibilità e facciamo come i criceti che girano, 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 corrono, 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 ma in realtà restano sempre fermi. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta e se questo video ti è piaciuto condividilo con i tuoi amici. Ciao!